Per il secondo anno consecutivo, Anteas, insieme a tanti altri interlocutori, organizza la giornata degli anziani e dei nonni. Di che cosa si tratta? Sì, noi abbiamo iniziato lo scorso anno quando il Papa ha dichiarato l'anno di nonni e anziani. Perché eh, abbiamo pensato che fosse importante fare una, eh, un momento di riflessione proprio per cercare di eh, scoprire come la società debba mantenersi in, in aiuto a queste persone, soprattutto durante il periodo estivo. Ecco, una giornata nella quale. Celebrerete questo momento? Ma una riflessione anche su temi significativi che riguardano proprio gli anziani e i non. Sì, eh, noi che gestiamo centri sociali, centri anziani come a Fossi Termi, e che eh, tutto l'anno stiamo a contatti con le persone che eh, o usufruiscono dei nostri servizi tipo trasporto sociale o, o eh, buon vicinato o altri progetti che noi portiamo avanti e che riusciamo a capire da loro quali sono le loro problematiche, cos'è cosa, che, cos che l'associazione può fare per dare a loro un momento di serenità. Qual è il programma della giornata? Sì, ci sarà innanzitutto un saluto da parte del nostro sindaco e del nostro vescovo. E avremo poi il dottor De Biglio Gaetano, con lui parleremo di sicurezza in casa, quindi consigli utili da seguire. Eh, poi ci sarà il gruppo Argo, l'unità cinofile di soccorso, e loro faranno una dimostrazione anche per fare vedere e dimostrare l'abilità che hanno questi cani nella ricerca di soccorso sia in superficie che sotto le macerie. Ci sarà poi un bel coro, il Coro Città della Spezia dell'associazione Endecalineo, guidato da Antonella Romano, a seguire la Santa Messa celebrata dal nostro Vescovo. Una giornata che si inserisce all'interno di un progetto specifico: qual è e quali sono gli altri attori. Che in qualche modo contribuiscono alla buona riuscita di questa giornata? Sì, allora eh, questa giornata è organizzata all'interno di un progetto molto più ampio che si chiama CARE, eh, di cui fanno parte oltre ad Anteas, è finanziato innanzitutto dalla Fondazione Carispezia e abbiamo anche Copselios e abbiamo l'associazione Sistema Nervoso, Moca Future Design che ha eh, strutturato, diciamo, il progetto e diversi eh, il Comune di Spezia e molti comuni della Val di Vara. E questo progetto intende eh, lavorare sul concetto di comunità e mettere in sinergia tutte queste forze per cercare di reagire a quello che è stato un grosso danno che il Covid, da parte dal punto di vista sanitario, ha mh, portato alla nostra popolazione anziana. Quindi per riattivare tutti quei meccanismi che, eh, che servono ad aiutare, anche a livello di comunità e quindi di prossimità, il, le persone anziane. L'appuntamento per domenica 31 luglio alle 17.30 presso il parco di Via Bellini a Fossi Terme.